Sono Mariana Irotti, rappresento il Comitato di Assistenza a quello dell'IS, che per la prima volta dopo tanti anni, il 25 aprile, non sarà quella dell'IS. La pandemia Covid ha imposto nuove regole alla socialità, ha svuotato le strade e le piazze e ci costringe a casa. Ma grazie alle tecnologie multimediali, le piazze per ricordare la liberazione dal nazifascismo ci saranno. Saranno nuove piazze virtuali, ancora più piene, animate da tutti coloro che si riconoscono nei valori di questa data. Per rinnovare il nostro impegno a non dimenticare, appena possibile, saremo al Colle dell'Ys, a ricordare i 32 partigiani della 17ª Brigata Garibaldi Felice Cima, che il 2 luglio del 1944 morirono in un drammatico eccidio ad opera di nazifascisti. Porteremo fiori alla Torre Monumento, progettata dal comandante partigiano Franco Berlanda, eretta nel 1955, inizialmente dedicata solo ai caduti della Brigata Garibaldi, con i loro nomi scritti nei mattoni del rivestimento, ma diventata nel 1977 il monumento unitario dei caduti delle Quattro Valli. 2024 in tutto, 718 della Val di Susa, 704 delle Valli di Lanzo, 432 della Val Sangone e 180 della Val Chisone. Da allora, al posto dei mattoni nel rivestimento, ci sono le pietre tratte dal letto dei torrenti che attraversano queste quattro valli. Riapriremo l'ecomuseo. Quanto prima ci prenderemo cura dei sentieri che partono dal piazzale, ci prenderemo cura del Parco Internazionale della Resistenza e della Pace, delle lapidi e soprattutto della fossa comune che accolse le spoglie dei giovani partigiani trucidati il 2 luglio del 1944. Cercheremo di riprendere anche con maggiore determinazione la nostra attività con un nuovo lavoro di squadra coordinato dalla Città Metropolitana di Torino con gli ecomusei di Alpette e di Coazze. Si tratta del progetto Pita in Pace, che si propone di valorizzare con il turismo e la cultura i luoghi simbolo della lotta di liberazione, che spesso sono luoghi montani e spopolati. Tra i primi obiettivi che avremo da realizzare ci sarà il percorso escursionistico a sentieri resistenti e ci sarà il miglioramento della proposta culturale offerta dai nostri tre ecomusei. Prenderci cura di questi luoghi, che è un'attività che ci sta assolutamente a cuore, ci consente di onorare il ruolo dei partigiani nella liberazione dal nazifascismo e di riconoscere il contributo dato dalla gente che lì è vissuta e ha condiviso le loro speranze e la loro fatica. E ci consente anche di far conoscere le fondamenta democratiche del nostro paese. Quest'anno la liberazione è davvero così necessaria. Abbiamo bisogno di una nuova liberazione. Abbiamo bisogno di un 25 aprile. Che sia un 25 aprile di festa e di rinnovata fiducia nel futuro. Buon 25 aprile.